Buongiorno ragazze, da un po' che non ci vediamo, anche oggi faccio le mie pulizie. Da tanto tempo che non ci vediamo e ho alcune novità. Ad esempio, abbiamo comprato il nuovo letto, come vedete, non so se qualcuno si ricorda com'era il letto, perché abbiamo cambiato anche materasso. Perché il nostro materasso era vecchio di 20 anni e niente, abbiamo dovuto cambiare e abbiamo preso un materasso nuovo con letto nuovo, con un letto contenitore che secondo me è molto molto comodo. Niente, dovrò cambiare alcune due o tre cosine anche qua per renderlo un po' più diciamo un po' più moderno, ecco. Da non avere proprio la casa di zie, ecco. E niente, ragazze, oggi incomincio le mie pulizie perché allora, un altro giorno è venuto a piovere ho tutte le cose, tutti i vetri, tutto quanto sporco di sabbia. Anche la mia macchina è sporchissima, adesso guardo quando lavarla perché veramente un sporco così non l'ho mai visto. Sono venute due goccine, ma quelle due gocce ha sporcato tutto quanto. E questo secondo me è successo dappertutto, ecco, perché vedo gli altri video che anche le ragazze dicono che è venuto a piovere proprio di sabbia, ecco. Niente, oggi pulisco tutti i vetri, faccio le pulizie molto veloci anche oggi. Pulisco tutti i vetri in tutte le camere con spruzzino Ajax. E cambierò anche le lenzuola perché anche le lenzuola da 5 giorni che ce l'ho praticamente, non è una settimana, però ogni settimana cambio lenzuola e oggi cambierò. Visto che do una pulita veloce, cambio anche lenzuola, faccio anche qualche lavatrice. Poi dopo pulisco velocemente tutto con un panno Swiffer, anche quello mi aiuta tantissimo perché quando vado veloce, ragazzi, non ho tanto tempo e vado con Swiffer, ecco, perché secondo me acchiappa bene il colore, acchiappa bene la polvere e secondo me è un'ottima soluzione, ecco.
Adesso per questione di lavoro, che sono sempre quasi impegnata, è un periodo così, però passerà. Niente, vado veloce, però non è che mi sto disperata per dire guarda, non ce la faccio a tenere la casa pulita. La tengo pulita, però non pulitissima, ecco. Se devo aprire un armadio, semmai un armadio sarà un po' incasinato, però il resto è abbastanza ordinato, ecco. Adesso quando avrò un po' più di tempo, giustamente farò le mie pulizie un po' più a modo, ecco. Però del resto tengo la casa abbastanza pulita, anche se vado sempre molto veloce, vi dico la verità. Però non mi voglio sentire neanche in colpa, no? Che non riesco a fare tante cose, perché è normale, ecco. Non una cosa normalissima, perché sono tanti che fanno, non so, lavorano tutto il giorno, semmai anche sabato e domenica non riescono a fare niente. Chi c'è anche la donna di pulizie, per dire, io la donna pulizie sicuramente non la prenderei mai, ecco. Cioè, mai dire mai, ecco. Però non mi piace che qualcuno viene a pulire in casa mia, ecco. Per fortuna sotto questo letto riesco a passare anche con Swiffer, perché avevo paura che non passi niente, perché sennò diventava un problema, secondo me. Perché se c'è un letto che c'è che non passa niente, secondo me diventa un problema, secondo me, ecco. Perché a me piace pulire sotto il letto, anche se non proprio modo, però un letto secondo me si deve pulire, ecco. Poi oggi voglio provare anche questo detersivo qua per pavimenti, che è un detersivo normalissimo, però di una marca che avevo comprato mesi fa, e devo ancora provarlo, ragazzi, perché vi dico la verità, ho ancora dei spruzzini nuovi che non le ho ancora provate. Oggi proverò questo qua. Secondo me si sente molto di più se metto dentro secchio con un po' di detersivo e passo così con lo straccio tranquillamente, cioè normalmente, ecco, non con la scopa. Dopo passo velocemente dappertutto con la Tinieco, anche quella la uso tantissimo. L'ho comprata, ho cambiato anche il rullo della Tinieco, ho dovuto comprare quello che avevo. L'altro rullo che avevo nuovo non so dove l'ho messo, non l'ho trovato, ragazze, ecco. Niente, quando metterò a posto la casa sicuramente lo troverò, però per il momento l'ho comprato nuovo, ecco, perché non sapevo come fare, perché dovevo cambiare per forza. Pulisco velocemente anche il balcone, do una pulita perché anche quello è pieno di sabbia. Cambio le lenzuola, anche quelle mi sono comodissime, ragazzi, sono quelle che ho comprato l'anno scorso, quelle non stiro e sono contentissima perché non devo neanche stirare. Infatti quando uno va molto veloce, queste qua una la lavo, poi la metto ad asciugare, l'altra la metto e così con due
con due lenzuola ce la faccio tranquillamente anche, cioè non mi serve di più e poi non devo neanche stirare, è un aiuto tantissimo, cioè a me mi aiuta tantissimo perché vi dico, quando uno lavora tanto, quello lì è un aiuto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao a tutti!